A volte dobbiamo soltanto chiederci cosa conta di più nella nostra vita. Qual è la cosa più importante per noi? Alcune opportunità capitano una sola volta e dobbiamo afferrarle. Sì, è vero, dottore. Ma se roviniamo tutto, sai cosa ci succederà, giusto? Tanju è stato molto chiaro al riguardo. Dobbiamo vincere a tutti i costi, sono stato abbastanza chiaro? Questo è il Distinguished Fellowship Award. Verranno chirurghi da tutto il mondo a presentare i loro casi, ma il premio deve essere nostro. L'ospedale ne ha bisogno e contiamo su di voi, capito? Lui oggi va in tribunale. Per questo ci tiene particolarmente. Ma io non ce la faccio da solo. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo dare il massimo. Alla fine si tratta solo di un giorno, dottore. Stavolta non c'è niente al mondo che riuscirà a distrarmi, glielo assicuro. Buongiorno, dottor Ferman. Buongiorno, Nasli. Io ho già la carta d'imbarco. E voi? Ali, tu cosa ci fai qui? Il dottor Tanju non ve l'ha detto? Cosa? Io devo andare laggiù e presentare questo caso davanti a tutte quelle persone. Assolutamente così. Ma se al convegno ci sarà anche il dottor Ferman, non posso farlo se c'è lui. Chiamiamolo fattore sorpresa. È un ottimo modo per motivarlo. Vuole continuare a tormentarmi. Come? Cosa c'entra la mia presenza con questo? Niente, non preoccuparti, Ali. Lascia stare. Dai, Nasli, facciamo il check-in. Volerò all'estero. Vi ho già detto quanto mi piacciono gli aerei? Ad esempio, quello in cui saliremo è un aereo di linea per voli a medio raggio. È stato progettato nel 1964. Le sue ali sono state fatte in modo che... Ali, che cosa stai facendo? Cerco soltanto di comportarmi come se non fosse successo niente. Allora, non dite niente! Che ve ne pare? Ciao, comunque. Ali. È la ragazza con cui ti sei appena lasciato. E cosa ci fai ancora lì? Su, corri e va da lei! Nasli! 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 Che c'è? Aspetta! Cosa vuoi, Nasli? Nasli, sentiamo, che cosa hai da dirmi? Tu sei arrabbiata perché hai visto Ezo in casa mia? Infatti. Sì, è perché l'ho vista in casa tua. E si era anche vestita in modo elegante. Ma... no, io non capisco. Sei arrabbiata per questo? Nasli! 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 Pensi che ci sia qualcosa tra me e lei? Cioè, hai sbattuto la testa? Ti sono forse morti dei neuroni? Tra me e lei non c'è nulla! Io... Tu mi manchi! Sempre! So che non c'è niente tra di voi. È presto, è troppo presto. E tu non ci sei abituato. Ma prima o poi ci sarà. Che cosa ci sarà? Ali, ormai io ti conosco. Se l'hai lasciata entrare in casa tua è perché siete in sintonia. È entrata con la forza! Aveva bisogno del mio aiuto! Nasli, io... non potrei stare insieme a nessun altro a parte te, credimi.
So che succederà. E io resterò a guardare. È un bene che l'abbia capito oggi. Adesso posso mettermi il cuore in pace. D'ora in poi ti lascerò stare. Bene, è ora. Andiamo. Ferda, dove sei finita? Per colpa tua ho rinviato l'intervento al signor Isan. Presentati entro un quarto d'ora o cercati un altro lavoro. Cos'è successo? Perché è ancora qui? Ferda è svanita nel nulla. Avrei dovuto eseguire 5 interventi. Non riesco a contattarle, sono pieno di lavoro. Non è venuta in ospedale? No, non è venuta. Forse lei o Adil ne sapete qualcosa. So che è nervoso per via del processo. Non voglio litigare, così non farà tardi. Oggi dovremo lasciare che siano Demir e Doruk a operare. 2 specializzandi. Che alternative ho e che cosa dovrei fare? Cercherò di far loro assistenza da remoto. Cosa devo fare? Chiedere al giudice una pausa per fare gli interventi?